Bella regà, bentornati in questo nuovo video e benvenuti se siete nuovi nel canale. Oggi giochiamo a Wreckfest, ragazzi. Questo giochino è veramente simpatico. Se volete cazzeggiare, che siete con gli amici e volete farvi del ridere nelle arene, tutti contro tutti, nelle gare, è veramente un delirio sto gioco. Come al solito, Savix, se vi porta qualcosa, molto probabilmente o sono glitch o esplorazioni. Comunque sia, ragazzi, metodo per fare crediti, soldi e comprarsi i mezzi e modificarli senza aver nessun tipo di problema. Quindi iniziamo subito. Andiamo su crea un evento personalizzato e andiamo sull'ultimo, ragazzi, Rally Trophy. Una volta qua dobbiamo andare a settare la gara tutta quanta come dico io e prendere questo veicolo qua, la Straumber A, classe A. Ragazzi, a questo punto andiamo a fare tutti i settaggi come li faccio io. È fondamentale per far sì che il glitch funziona. E una volta che vi siete copiati tutti i settaggi, semplicemente dovete andarla a startare. Mi raccomando, raga, usate sempre questo veicolo qua di classe A che vi lascia il gioco in prestito per fare la gara. Una volta che avete settato tutto quanto e avete startato la gara, cosa dovrete fare? Niente di più stupido, raga, semplicemente dovremo andare a sbattere 3, 4, 5 volte contro lo stesso punto per far sì che l'auto si distrugga. A quel punto rispawnare e riniziare il tutto. E adesso vi faccio vedere. Quindi, una volta che siete qua, partite e vi andate a schiantare contro la uola, quella qua di sinistra. A questo punto tenete premuto Y o triangolo, da ovunque voi giochiate, comunque il tasto di respawn, e andate a sbattere di nuovo. Lo fate quei 3 o 4 volte, raga, e a quel punto vi uscirà la scritta devastato. Perfetto, abbiamo fatto il glitch. Adesso fate continua, ragazzi. Guardate, io ero a livello 1. Guardate quanti soldi e quanti crediti e quanta esperienza. Morale della favola, faccio subito 10.000 crediti, raga, per modificare il mezzo e arrivo a livello 5, 6 come ben vedete. Quindi lo rifaccio, rivado a selezionare la macchina. A questo punto i settaggi saranno già fatti, quindi semplicemente spammiamo il tasto per andare avanti e riniziamo questo trick. Una volta che siete spawnati, raga, non vi resterà altro che andare a sbattere contro le uola. Il mio consiglio è, raga, fate come io ho fatto vedere all'inizio, prendete la uola e cercate di andare sempre nello stesso punto, in modo che quando fate poi il respawn avete il tempo di andare a sbattere, perché se fate la minchiata che vi spostate un pochettino, poi creerà dei problemi nel respawn e diventerà un po' più menoso farlo. Ma adesso vi farò vedere nel tentativo che state proprio controllando. Come avete potuto vedere, io sono andato un po' troppo a destra e mi ha creato problemi, e ora ogni volta non ho la rincorsa per andare a rompere la macchina, ma dopo 2 o 3 tentativi in più si romperà lo stesso. Quindi, secondo me, il metodo migliore, raga, non vi sto a far rivedere tutta la preparazione, ma intanto guardate che sono già a livello 9, 10, con 20.000 passacrediti, ragazzi, da poter spendere sulle nostre auto, modificarle, farle andare più forte e divertirci. Comunque sia, ovviamente, raga, salendo di livello salirà anche un po' la difficoltà, è un gioco vecchio ma giocatissimo e c'è anche una versione XS se volete. Quindi, come vedete, questo è il punto più sicuro. Se voi andate a sbattere sempre qua dietro, raga, non ci saranno problemi, avrete sempre lo spawn bello regolare e non sarà un problema. Quindi io a questo punto vi consiglio di farlo fino a livello 40 e livello 35 in modo da sbloccare tutti i veicoli potenti e niente, raga, adesso vi faccio vedere io cosa andrò a comprare e cosa andrò a, ad aggiungerci con quei pochi livelli che ho fatto, perché alla fine io sono ora a livello 15, raga, con circa 50.000 crediti. Quindi mi compro il veicolo, prendo questo, raga, che avete visto, va veramente forte, e poi lo vado a modificare per ciò che ho sbloccato. Ovviamente se voi arrivate a livello 40-50, raga, sbloccate tutto quanto e la macchina andrà veramente forte. Io spero che questo video vi è piaciuto, ragazzi, iscrivetevi, lasciate un like se vi piacciono le esplorazioni, se vi piace vedere qualche cosa di GTA che ho portato in passato o per qualsiasi altra cosa. Bella regà, sbada bam.
Pam, 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 pam.